Mommy Long Legs, ma sei veramente tu? Non sono pronta a questo gioco. Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e finalmente è uscito il vero capitolo 2 di Pokémon Time, quello con la vera Mommy Lunghe Gambe, la vera Mommy Lunghe Legs. Insomma, un bellissimo gioco per prendere in parte. Sì. Quindi mi raccomando, ogni mi piace a questo video, allungherete le vostre gambe di un centimetro. Ok, nuovo gioco. Adesso ho liberato Poppy. E che cosa succederà? Sarà peggio di Annabelle. She loves watching you play. When you're having fun, lei ama guardarti giocare, guarda. Guarda qualcun altro giocare, va bene. What's the time? Playtime. Aspetta. Non dovevo fare le bambine? L'ho fatto io. Attenzione. Forse mi sto svegliando. Mi sto svegliando, c'è Poppy. Prima mi ha fatto prendere un infarto, poi mi ha fatto svegliare. Siete pronti ragazzi? No, signor capitano, va bene? Quindi dovrei ripartire dal momento in cui sono morto. No, ok, non morto, svenuto, svenuto, va bene, svenuto. Ah, guardate. Eccoci. Quindi noi ci siamo svegliati qui. E dobbiamo uscire, dobbiamo andare da qualche parte, quindi corriamo. Ci sarà un modo per andare avanti. Qua la strada è sbloccata. No, anzi no, è bloccata, che dico, non sbloccata. Ma chi è che mi ha fatto questo? Mommy Long Legs? Però, la porta che noi stavamo aspettando. La porta del capitolo 2. Aprila. Guardate, io apprezzo molto il vostro lavoro che fate per i bambini. Create giocattoli, ma perché c'è un Bron che mangia sempre lattughe? Perché Bron mangia sempre lattughe, Ragazzi, Bron è quel tipo di dinosauro che se non ha la lattuga, la sua vita è finita. Attenzione, dove sei? Da questa parte? Dove da questa parte? Elliot Ludwig. Non è che è il creatore di della Playtime Co. Qua da dove si fa? Lo swing! Ma posso andarci anche camminando, ok? No, non posso andarci. Maledizione! Quindi devo fare così e devo saltare per swingare. No, troppo bello! Wow, troppo epico. Però mo qua è sbloccato. Press ear. Anche tutto bene. Non è che hai mangiato qualcosa come bro, non per dire. Non lo voglio un abbraccio. Ok, qua c'è una porta. Mi sa che devo andare proprio di qua. Anche mi fa molta paura. Però vuole un abbraccio. Questo fa ancora molto più paura, non credete? Ok, apriamo. Wow. E che cos'è questa? Una chiave? Una chiave a forma di papavero. Perché Poppy significa papavero. E ovviamente Poppy Playtime. Posso premere. Oh, questa è la mia chiave. Ci sono anche altri oggetti che posso prendere. Ma è troppo bene, l'hanno fatto. Ok, usciamo da qua. Abbiamo preso la chiave numero papavero e adesso andiamo avanti. Credo che sia la chiave per aprire la porta di Elliot Ludwig. Entriamo nella stanza di Elliot Ludwig. Vai. Oh no. Che cos'è quel fiore inquietante? Buongiorno, c'è qualcuno qua? No, non c'è nessuno. Wow, quanti disegni di bambini, troppo belli. E poi c'è questo fiore. Ok, prendiamo... Qua c'è una cassetta, prendiamo la cassetta. Cassetta e foglio. Ok, questa è la cassetta e questo è il foglio. Esperimento 814. Che bello che hanno aggiunto la possibilità di vedere fogli. Metti la cassetta. E pronti al filmato. Playtime Co.
is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Ah, è la storia della Playtime Co. Ma Elliot è censurato. Ma questo è Poppy. Ok, l'ha creato Elliot. Ma lui non si fa vedere in faccia, è censurato. In an attempt to continuously innovate. Esperimenti. Aia. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. Uno sfortunato lutto in famiglia. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Dritta via. Ludwig could never. It all began ed in the fateful year of 19. Sempre determinato. Ok, ok. Cosa interessante. Il signor Elliot Ludwig ha creato Poppy. Perché può essere che ha perso tipo qualcosa in famiglia, una figlia, un figlio. Ecco perché esiste Poppy. Quindi Poppy non è nient'altro che una Annabelle. E basta, ok, sto andando di qua. C'erano le mani che mi puntavano. Buongiorno a tutti, buongiorno, cosa c'è qua? Bello, solo... Oh! Sorry, I didn't mean to scare you. I was just... Poppy? Trying to get the power back on. Here. Allora, è vero che cerca di essere amichevole con me. Guarda, non ti credo, Poppy, non ti credo. Perché mi segui con quello sguardo inquietante? Come faccio a credere a questa qui? Prima mi fa spaventare e poi, boh, non lo so. Cosa devo fare qua? Devo cliccare quello? Ah, ok, devo dare energia. Quindi, di qua e poi, vai! Fatto! Ciao, Poppy! Grazie per l'applauso, lo so, sono un genio. Vorrei ringraziarti per avermi liberato. Sono rimasta bloccata lì per tanto tempo, grazie. C'è una stazione del treno da queste parti. Ma dove sta andando? Ah, di qua! Adesso Poppy spunta... Cosa sta succedendo? Fatemi capire. Come on, cosa? Dove? Io non ci vengo con te. Ho capito che sei ancora una bambola. È molto peggio. Questa ragazza è peggio di Annabelle, secondo me. Okay. Don't you come with me? No, no, vengo con te. No, non essere... Ha detto che è triste se non vengo con lei. Ok, arrivo, non ti preoccupare. Poppy non è altro che forse la bambina di Elliot Ludwig. Hey, I'm up here. Ciao. I should be able to follow you through the fence. Ho capito che mi vedi. Allora, mi seguirà dalle ventole e dice che mi vede. Ok, ecco, mano blu e mano rossa. E così sblocco questa zona, ragazzi. Ma troppo bello questo gioco. Troppo bello, yeah. Ok, che cosa c'è qua? Mamma mia. Poppy, non è che hai creato tu questo fossato enorme? Non è che questa è la mia tomba? Ok, dobbiamo correre. Saltare così. E staccati. Oh, meno male, ragazzi. Quanto era difficile. Qua ci sono porte che si aprono? No. Queste porte non si aprono. Andiamo avanti. Apriamo. Ah, non spunta Poppy? Strano. Ciao. Come ti va? Listen. Ascolta. I'm going to need you to trust me. No! Rapita da mammi lunghe gambe mentre mi doveva dire qualcosa tipo di importantissimo. Mi doveva dire che sì, mi dovevo fidare di lei. Guarda, non mi fido né di lei né di mammi lunghe gambe né di nessun altro. Che cosa succede qua? Saltiamo nel buco. Vai. Ci sono. Che cosa sta succedendo? Che succede? Che cos'è? Ma è uno scivolo, non è un buco. Yes! Troppo!
troppo bello! Ah, guardate, ci sono i nomi dei più alti dirigenti degli esperimenti. Abbiamo Edmner, Late Pierre, ciao Pierre, e Stella Graeber. E poi ce n'è uno di cui nessuno parla. Sarà Bruno, che non si nomina mai? Ok, devo andare avanti, ma prima devo andare nella stazione dei treni. No, un altro puzzle! Ok, cosa devo fare qua? Vabbè, ma è facilissimo, basta fare così, basta fare così. Scusami un attimo, Basta fare così, basta fare così. Mi stanno prendendo in giro? Per non per altro. Allora, devo prendere uno. Sono diventati molto cattivi quelli della Poppy Playtime & Co. Ora vi faccio vedere io le mie doti. Può avere quoziente intellettivo oltre 200. Ok, credo che questo tubo blu servi a qualcosa. Quindi proviamo così. Oh, tubo blu. Dimmi che funziona. Dimmi che funziona. Dimmi che non si stacca. Spero che non si stacchi. Sì! Mamma mia, che genio! E poi di qua. Eh sì, però come faccio ad andarci? Come? Ragazzi, non ci posso andare. Ah, meno che non faccio un giro. E vabbè, ce l'ho fatta. Che fortuna. Si è aperto, dimmi che si è aperto. La stazione del treno. L'abbiamo vista già da qualche altra parte. Però questo luogo mi sembra familiare. Non è che qua ci spunta Mommy Long Legs. Io non voglio dire nulla, ok? Mommy Long Legs, ti prego, fai la brava. Te lo chiedo per favore. Mano rossa. Oh no! No, 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 no. Oh, mamma mia! Poppy! Mamma ha sentito che Poppy vuole darti il codice del treno per scappare. Perché non giochiamo insieme invece? Ok. Poppy! No! Mamma ama questa idea, Poppy! Ora ci divertiamo! Non ti avvicinare. Mi ha rubato la mano rossa. Non ho più la mano rossa. No, allora Mommy Long Legs ha rapito Poppy. E poi, non solo, mi ha rapito pure la mano. Eccola la stazione del treno. Ci siamo vicini. Che è successo qua? Cos'è questo coso? Un nuovo animaletto? E gli è finita molto male. Allora, Mommy Lunghe Gambe vuole giocare con me. E poi vuole vedermi dentro il corpo ancora vivo, credo. È una cosa orribile, lo so, da dire, però... La stazione del treno. Ma è enorme. Ma è gigante. Ma è tipo l'asilo nido più stazione del treno. Per caso c'è un sole o una luna da queste parti? Ok, cos'è che devo fare? La stazione del treno. Oh, attenzione, devo andare proprio là sopra. Quindi il treno mi serve proprio per scappare. Hi kids, welcome to the game station. Hi bambini, benvenuti nella game station. Super duper fun games to play. Mi serve la mano blu, cioè verde. Ok, devo seguire Mommy Long Legs giù per le scale. Allora, dobbiamo seguire Mommy Long Legs giù per le scale. Ma tanto c'è chi si messi. Qualcosa mi dice che sta andando storto. Tutto storto. Allora, ma c'è chi si messi. Voglio sentire la voce di Kissy. Preparing for departure. 3, 2, 1. Choo choo.
Ciu-ciu! Ah, che bella! Kissy Missy! Secondo me Kissy Missy sarà una di quelle... sarà uno di quei pupazzi che ci aiuterà un sacco. Però non possiamo entrare da qua dentro. Sono morto. Perfetto, ragazzi. Uno ti dice, stai lontano dalla linea gialla e tu che fai? Ci vai! Grazie! Sono bloccato! Aiutatemi! Ero finito sotto un treno. Va bene, quindi dobbiamo scendere da una di queste scale. Questa, quella di sinistra, per forza. Musical Memory, memorie musicali. No, non è che può essere che un gioco di quelli. Qualcuno ha sfondato qualcosa? Non mi dire che Mommy Long Legs ha fatto sta cosa. Accendi la luce, accendi la luce. Vai! In una nuova zona. Mi serve la mano verde. Ditemi che devo crearla. Premi il bottone. Acqua. Intanto c'è una cassetta. Ok, cassetta, c'è un modo di vederla? Qua. La mano verde. Che bello. Prendi la mano verde, sparala e mantieni temporaneamente l'elettricità per 10 secondi. Ok, premo il primo bottone. Palline. Ah, me la devo creare io la mano verde. No, fantastico. Ok, poi fuoco. Il tubo deve essere collegato, forza. Ah, perfetto, l'ho raddrizzato, vai. Certo, un po' vecchiotto sto posto, ma alla fine ce la possiamo fare. Ha funzionato? Ok, adesso è là dentro. E la... Ah, questo è quello che crea le mani. Cioè, crea proprio lui le mani. Crea mano. Ah, c'è un problema. Non c'è inchiostro nella macchina. Come non c'è inchiostro? Oh no no no, mi devo sbrigare. Mi devo sbrigare. Non so perché, ma sento che mi devo sbrigare. Devo andare da qualche parte. Ah, questa è la pittura. Ok, devo prenderla. Ma quanto è bello. Cioè, quanto è bello. Attenzione, qua c'è una statua. Ok, ci sono delle statuette che dobbiamo prendere. Vai, mettila sta pittura. Oh, gliel'ho proprio infilata dentro. Ok, cadi giù. Ora funziona. Vai. Oh, e vai. Ne ho creata più di una. Eccola. La mano verde. Me ne basta solo una. Eccola, c'ho la mano verde. Carica di elettricità. Quanto è bella. E colpisci qua. Ho un timer, ragazzi, ho un timer. Quindi dobbiamo sbrigarci. Qua cosa c'è? Un buco. Quanto è bello. Cioè, mi dà forti emozioni questo gioco. Chi è questo? I know when your birthday is. Io so quando è il tuo compleanno. Cioè, tu sai quando è il mio compleanno? Ma stai scherzando? Guarda, non lo voglio proprio sapere. Cos'è quello? Una telecamera? Non si vede bene. Oi! È una telecamera! Cioè, mi stanno spiando. Mi stanno spiando. Mi stanno spiando. Welcome to Musical Memory. È un gioco, Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test is... Ci sarà una sequenza di colori e io devo andarci a ricordarla, no? Bunzo. Yay! Will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. Banzo? That's all. Banzo, no, Banzo mi vuole killare. Aiuto, no, no, non va bene questo. Ma contro Banzo, ma quello che è un coniglio. Oh, isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place for years. Mommy can only imagine how excited Banzo. Mamma, posso immaginare quanto Banzo sia entusiasta. Since he's
È da tanto tempo che... Ah, è da tanto che mi vuole mangiare! Ed è da tanto che non mangia! Buona fortuna? Ma dove buona fortuna? C'è un coniglio che mi vuole mangiare! Ok, Red. Dobbiamo aprire la caccia... Red, yellow, red, rosso, giallo. Ok. Ce l'ho fatta? Round 2. Yellow, blu, red, green, blu. Aiuto, pazzo! Red, green, blu, violet. Che? Yellow, blu, green. Yellow, red, green, blu, violet. Sì! Round 3, ma dove? Pazzo! Orange. Orange, blu. È difficile, ragazzi. Orange, blu, orange. Orange, blu. Orange, blu. Orange, blu, orange, blu, white. Orange, blue, white, violet. Orange, blu, orange, blu. E violet, 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 dov'è violet? Sì! Ce l'ho fatta anche questa. Basta. No, round 4, ma dove? Ragazzi, sto impazzendo. Blu. Blue J heart. Cuore, perché c'entra il cuore? Blue J heart. Mi stai facendo impazzire, che stai a dire? J heart. Epi greco. E di nuovo J. Sì! Round 5. Ma tu sei impazzito? Tu sei impazzito! Ma guardate, Mami Long Legs mi guarda! Si sta divertendo! Sì! Ho vinto! Ho vinto! Pazzo! Banzai! Bravo! L'hai rotto. Non è divertente. For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you part. Cosa mi vuoi dare? Parte del codice. Look up. Guarda su. Take. Ok. Mi ha dato parte del codice, Mommy lunghe gambe. The game could last a little longer. Grazie. It's okay though. Mommy knows other ways to play. Mommy conosce altri modi per giocare con me. Troppo epico! Che ragazzi, il video di oggi lo faccio anche da me qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto. Presto uscirà la seconda parte, mi raccomando, rimanete sintonizzati. E noi ci vediamo ad un prossimo video. E ciao!